Ragazzi, non aveva bisogno di traduzione, in Inghilterra c'era stato a lungo. Si voltò e era John Hansen, il danese della Juventus, che lui pure era salito fin lassù per sincerarsi che cosa era successo. Lì Vittoria ebbe il primo mancamento. Il maresciallo intanto andò a recuperare alcuni dei portafogli. Particolarmente intatti erano quello di Becicalupo, che aperto mostrava incredibilmente la sua foto assieme a Senti 24, che aveva preso il posto in quella partita contro l'Ungheria del 1947, e quello di Loic, l'elefante, che sembrava proprio non avesse fatto neanche il viaggio. Venne consegnato alla moglie. Quando fu aperto, mostrò esattamente le stesse cose che c'erano scritte sul libricino rosso di nuovo. Per tre quarti ci racconta dei premi e di tutti i nomi dei giocatori, ma nella parte finale, in realtà, parla anche di altre persone completamente sconosciute. Il maresciallo Brigida, che abitava in via Carle 38. E poi una certa signora Casse, di cui bisognava raccontare qualche cosa, forse raccomandare una nipote. Sì, perché era così la Torino del 1949. Ed esisteva una simbiosi quasi incredibile tra i giocatori e il loro pubblico, e tra di loro, tra i tifosi del Torino. Ma quando